Ciao bellissimi! Questo è il primo video che uscirà dopo il... Non riesco più a fare video. Adesso, in questo esatto istante della mia vita, dovrei riuscire a registrare 2 video. Quindi questo uscirà oggi, penso domenica. E il prossimo uscirà settimana prossima, prima o poi. Ho deciso di mettermi in questa postazione qua perché stiamo per parlare di libri. Ovvero sto per consigliarvi i libri per l'offerta ad Elfi, meno 25% di sconto. Che tra l'altro... A febbraio ad Elfi aveva fatto un'offerta molto simile su tutto il catalogo, mentre adesso è solamente sui tascabili. E vi lascio anche quella in descrizione perché consigli di lettura fanno sempre molto molto bene. Quelli che vi consiglio oggi, ho controllato, dovrebbero essere tutti disponibili in versione tascabile. Potrei sbagliarmi, chiaramente. Visto che non so come verrà l'audio, probabilmente è un gran casino, lascio il ventilatore acceso perché qua sotto si schianta di caldo, quindi si è... Fa veramente caldo. Questo video è diviso come al solito in libri che ho letto e che mi sono piaciuti, libri che probabilmente vorrei comprare, cioè che vorrei comprare e che forse comprerò, ma non tutti. Comunque libri che desidero di questa categoria, che comprerei con questa offerta, facciamo così, e libri che sconsiglio, che saranno in fondo, mi pare che sia... Solo uno che proprio veramente sconsiglio perché la Delphi è una casa editrice varia, particolare ma eccelsa, splendida, ogni pubblicazione nel bene o nel male ha la sua particolarità, quindi anche se alcuni libri non mi sono piaciuti non mi sento di sconsigliarli, mentre uno in particolare l'ho odiato e quindi vi propongo anche a voi di scrivermi qua sotto i libri che avete, che vi sono piaciuti, i libri che volete comprare con questa offerta e i libri che invece sconsigliate assolutamente, perché sapete che i commenti sotto i video dei libri sono un enorme gruppo di lettura. A proposito di gruppo di lettura, una Delphi tascabile che non vi consiglio in realtà, andrebbe a fine video, è Un giorno questo dolore vi sarà utile, che è stata la prima lettura votata da voi per il gruppo di lettura Cactus sulla pagina Facebook qua sotto. Non credo che a giugno ne farò un altro perché ovviamente non ce la faccio, però a luglio probabilmente ricominceremo con le letture mensili, quindi se volete vi lascio il link qua sotto. E questo non mi è piaciuto per niente e il perché l'ho spiegato nel video, nel commento al post. Sì, se non vi andate a iscrivere non lo saprete mai, so che morite, cioè proprio non potete vivere con questo dubbio, quindi ovviamente come sempre tutti i link ai libri saranno qua sotto in descrizione. Partiamo con i libri che ho amato e che ho in libreria, ma sono state tutte letture che ho condiviso con voi più e più volte. Il primo in assoluto è Oliver Sacks con L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Ormai vi esce dalle orecchie, l'ho letto perché l'aveva citato il mio professore di psicologia. Sto leggendo, tra l'altro l'ho abbandonato un secondo per altri libri, ma Il fiume della conoscenza o della coscienza, sempre di Sacks, la sua ultima uscita, veramente splendido. E è un autore che è un neuropsichiatra, mi pare, ogni volta sbaglio gli do un altro titolo, povero uomo, non ce la faccio, ho dei problemi con alcune cose in particolare nella mia vita. Oltre a essere un grandissimo professore nel suo campo, è anche un abilissimo scrittore, perché riesce a far capire una materia così complessa e così vasta come la psiche umana in alcuni testi più romanzati, come ad esempio Il fiume della conoscenza, o in alcuni testi più specifici, che sono sempre romanzati, ma nell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello raccoglie alcuni dei suoi casi più particolari in assoluto, che oltre ad essere anche divertente, ma soprattutto istruttivo come libro, in un modo assolutamente leggero. È un saggio scientifico in realtà, sotto molti sensi, ma scritto in un modo che... non annoierebbe mai nessuno, quindi assolutamente consigliato. Un libro che avevo letto agli inizi, quando avevo iniziato a parlare di libri, forse che non ho mai citato particolarmente, è L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera. Personalmente io vi consiglio di iniziare degli amori difficili, sono Calvino, e gli amori ridicoli sono Kundera. È una raccolta di racconti, quindi è molto più semplice da leggere. L'insostenibile però dalla sua parte al fatto che, pur essendo relativamente pesante, perché è molto filosofeggiante Kundera come prosa, come scrittura, al suo interno ha dei ragionamenti e delle analisi sulle potenze nella coppia che sono incredibili, difficili da trovare in un altro libro e soprattutto affascinanti. Io trovo che L'insostenibile leggerezza dell'essere, se ti piace, perché tantissimi so che non è piaciuto, sia un libro affascinante. Come non potevo mettervi Follia di Patrick McGrath.
perché è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Io ve lo ripeto sempre e anche voi mi chiedete sempre, un libro simile a questo io non l'ho mai trovato e non l'ho ancora trovato, perché Follia è il libro romanzo psicologico meglio scritto al mondo, per quella che è la mia esperienza. Mi soffermo molto sulle trame perché ve l'ho raccontate fino alla nausea, però Follia tratta appunto di una donna che impazzisce per un altro uomo, ma letteralmente impazzisce, e la sottigliezza di alcune parti con cui McGrath affronta appunto la follia, perché è vista sia dal fuori da parte del lettore, ma è molto interno come analisi, quindi estremamente particolare. Trovo che sia una delle letture più belle che abbia mai fatto nella mia vita, e poi la lettura più bella quando si parla di libri romanzati psicologici. Poi abbiamo Le Braci, ne ho parlato spessissimo di recente, è un libro che in tantissimi non hanno apprezzato, io personalmente l'ho amato. Tratta tantissimi argomenti, tra cui l'amore fraterno, l'amore amoroso e il tradimento. Il tradimento è il punto focale tra l'incontro dopo 40 anni di queste due figure che erano amici, anche di più, ma non a livello fisico, ma a livello sentimentale. Erano due persone che si completavano, che avevano bisogno l'uno dell'altro, che vanno a distruggersi, a rompersi e a non parlarsi mai più, fino a questo giorno, che è da dove parte il libro, che è il punto della sera dell'incontro tra i due. Trovo che sia un libro con una tensione costante, che ti lascia sempre attaccato al romanzo. Vuoi assolutamente sapere come finisce, e l'ho trovato veramente molto molto bello, oltre le mie aspettative. Poi abbiamo Flatlandia, ragazzi, ve ne ho parlato in lungo e largo. È un romanzo che non so neanche come mi sia capitato in mano, ma l'ho adorato ogni secondo. È un libro che, con un'ironia fortissima, divertente, proprio letteralmente divertente, parla di temi, tratta temi con una sottigliezza e anche un po' di snobismo verso il razzismo, l'incapacità di accettare il nuovo, l'incapacità di accettare che magari c'è qualcosa di migliore nel nuovo e nel diverso. E è proprio questo che a volte ci spaventa, nel senso, il diverso può rappresentare una modifica, un cambiamento e anche un confronto che noi non vogliamo affrontare, e questo viene tutto inserito in Flatlandia, che è una storia di figure piatte, rombi, cubi, quadrati e simili. Questo è sicuramente un libro che, se fossi in voi, comprerei con lo sconto ad Elfi. Andiamo da Simenon, che è uno degli autori di punta del catalogo ad Elfi, che io ho letto in parte. Quello che vi voglio consigliare non è, non comprende il suo active storico, perché ha una serie di libri con una figura fissa, che è La Camera Azzurra. La Camera Azzurra è che è come un puzzle, no? È una storia che si racconta più e più volte, a cui ogni volta viene aggiunto un pezzo. Quindi non so se il puzzle in realtà è la scelta visiva migliore, ma sì che può diventare ripetitivo, ma è proprio quello la bellezza ed è quello il senso, che la storia cambia volto ogni volta che si legge il nuovo capitolo e si aggiunge un nuovo pezzo, e noi continuiamo a cercare di capire come sia andata davvero e prendere una posizione che in realtà fino alla fine non si potrà ottenere. Non ve ne sto neanche a parlare. Shirley Jackson, secondo me, per partire abbiamo sempre vissuto nel castello, e tra l'altro la Jackson non è neanche un'autrice così facile, perché tanti si avvicinano a lei con l'idea dell'horror puro alla Stephen King, che tra l'altro l'apprezza moltissimo. La Shirley non è un horror puro, non è una violenza, è un inquietudine. Mi ricorda un po' i film di Dario Argento verso gli inizi, quando comunque il focus della paura, dell'ansia, non viene dato da scene particolarmente violente, più che altro da una sottile tensione continua. Poi abbiamo Il mare non bagna Napoli, che penso che sia qua sotto, solo che non lo potete vedere. L'ho comprato perché mi ispirava moltissimo, l'ho anche abbandonato e lo riprenderò, perché non mi stava piacendo particolarmente, non mi stava esaltando. Ovviamente non posso esprimere un giudizio finché non l'ho finito, e in moltissimi ne parlano benissimo. Quindi, libri che mi vorrei comprare. Il primo in assoluto è Limonov di Emmanuel Carrer, che non so neanche come descriverlo. Io l'unico libro che ho letto di questo autore non mi ha fatto impazzire, ed era La Settimana Bianca, ma Limonov viene veramente esaltato fino allo sfinimento. Viene raccontato come una lettura complessa, unica, particolare, quindi sicuramente prima o poi lo leggerò.
e mi attira moltissimo, però non mi convinco mai a comprarlo, quindi ditemi voi. Il libro che veramente sono stata tanto così da comprare mille volte è La mia famiglia, altri animali di Gérard Durrell. Non so in realtà di che sia francese l'autore, ma comunque non lo saprei pronunciare, quindi non facciamo finta. E è un romanzo che mi attira tantissimo, trovo che sia una lettura particolarmente bella, soprattutto per chi ha un blocco del lettore, perché mi sembra molto divertente. Visto che io sono nel blocco del lettore, potrei comprarlo. Un pezzo del romanzo è: ho fatto il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo. Non appena si sono trovati sulla pagina non hanno più voluto sapere di levarsi di torno. Hanno persino invitato i veri amici a condividere i capitoli con loro. È uno di quei libri che vorrei leggere. Terzo è Gormenghast, che in realtà è Tit di Gormenghast, il primo libro che ho anche qua in libreria, ma essendo ancora in cirofanato faccio finta di non averlo. È una lettura che da Delphi non mi sarei mai aspettata, perché è un fantasy grottesco, quindi sapendo chi è la casa editrice mi aspetto un qualcosa di innovativo e qualcosa che forse potrebbe non piacermi, è una trilogia, però che mi ispirava a tal punto, so che la qualità scelta da Delphi è veramente altissima e quindi se sono andati così fuori dal loro ideale, i testi, penso che sia un'ottima lettura, solo che adesso non è ancora il momento. Momenti fatali, 14 miniature storiche di Stefan Zweig, non lo sapremo mai, almeno non da me, che è un libro che mi attira da moltissimi anni. Prima era in una versione non economica, intorno ai 22 euro, ora ho scoperto, cercando i libri per voi, che c'è la versione economica e che è ovviamente scontata, la tascabile. Quindi questo potrebbe davvero essere uno dei miei prossimi acquisti. E Momenti fatali è un libro che racconta la storia attraverso alcuni passaggi decisivi di alcune personalità che hanno fatto letteralmente la storia. E a parte l'autore, che per quanto io non sappia pronunciarlo so che mi è stato descritto come veramente un grande autore, questo libro anche da chi l'ha letto, per quelle poche recensioni che ho visto, lo decantano moltissimo e sì, è un sacco di issimo in questo video, ma soprattutto questo ve lo compro, lo so. Un altro libro di cui ho scoperto ci fosse la versione economica grazie alla ricerca per questo video è Il vagabondo delle stelle di Jack London. Jack London, quando era alle elementari, era uno dei miei autori preferiti, anche se in quel periodo della mia vita non sapevo neanche che gli autori cosa fossero, cioè nel senso. Le sue opere principali, le più famose, Zanna Bianca, Richiamo della foresta, sono alcuni proprio dei libri della mia infanzia che ho riletto 200.000 volte, quindi quando ho visto questa trama e questo libro volevo tantissimo comprarlo. Ora vedo che è in sconto, fermatemi adesso, grazie. Sì, poi abbiamo anche Finzioni di Borges, che io ho comprato tipo la settimana scorsa, in versione in Audi, che sto leggendo adesso insieme a 4321 e mi sta piacendo veramente tantissimo. Un libro molto molto carino che però ha recensioni contrastanti è La storia del mondo in 100 oggetti, che ha una versione tascabile ed è in sconto. So che tantissimi non l'hanno apprezzato, non so perché, ma è un libro che mi ispira moltissimo perché l'idea in sé è molto molto bella, a me piace molto. Un altro libro che mi ispira tantissimo è Il postino suona sempre due volte, che è un libro che tutti descrivono come tattile, come esistente, come fisico, come carnoso. È un libro vero che ti colpisce, ti assorbe e per quanto la trama sia abbastanza fumosa è un titolo che mi attira veramente tanto. Per non parlare dell'ultimo libro che vi voglio consigliare o che è nella mia wishlist, che è Il velo dipinto, un altro libro che ho sempre visto, che mi ha sempre ispirato e che non ho mai comprato. Tratta di degli amanti che vengono in teoria scoperti e di tutta un'analisi di una relazione che si spegne, che va a rompersi, che va a rompere, e quindi sembra un libro che riesce a trattare questo argomento in modo innovativo e un po' diverso, mentre l'ultimissimo libro che vi voglio sconsigliare, che una volta finito ho venduto all'istante perché l'ho finito e ho detto ma che cacchio, ho perso la mia vita, minuti della mia vita per questa maledetta copia, è La variante di Lüneburg, non so. Sta di fatto che non mi è piaciuto per niente. Dovrebbe essere un semigiallo che parte con tutte le possibilità di questo mondo di funzionare, eppure va a perdersi. Sembra scritto da 5 persone diverse che hanno fatto pezzi diversi senza sapere cosa ha scritto quello prima. Perché in sé la storia non funziona, le cose non coincidono tra loro
La scrittura è banalissima, i personaggi sono banali, vogliono essere diversi, hipster, incredibili, e poi risultano una macchietta perché non c'è quasi caratterizzazione, e ve lo giuro, è un libro che appunto ho venduto all'istante perché non mi piaceva. Il video è finito, vi chiedo di iscrivervi, mettere un mi piace, lasciare un commento, accendere la campanella, chi più ne ha più ne metta, seguirmi sui social, scrivere qua sotto le vostre liste di libri, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!